600.000 euro di investimenti e una portata massima a regime di 40.000 tonnellate di rifiuti secchi differenziati sono i numeri della nuova piattaforma di selezione della Ecolan inaugurata in località Cerratina di Lanciano. Un progetto finanziato con fondi propri della società e con quelli PAR FSC della Regione Abruzzo. La piattaforma che oggi inauguriamo qui a Cerratina di Lanciano, realizzata dalla società Ecolan con il supporto importante di circa 1.800.000 euro da parte della Regione Abruzzo, è chiaro che diventerà un perno dell'intero sistema gestionale dei rifiuti a livello regionale. D'altro canto è un pezzo importante di quel 36 milioni di euro che abbiamo finora investito su questo tema per realizzare su tutto il territorio regionale centri di raccolta, piattaforme un po' più piccole di questo, centri del riuso, affinché nuovo piano dei rifiuti, che appunto tende verso il fine dell'economia circolare, possa davvero avere le gambe per camminare e quindi riuscire ad essere una parte importante del nostro sistema socio-economico, perché l'aspetto non è solo di natura ambientale, ovvero non si riflette solo sulla tutela e salvaguardia dell'ambiente, ma avrà fin dall'immediato futuro dei riflessi benefici, soprattutto per quanto attiene alla tassazione dei cittadini. Noi nel 2014, quando abbiamo affidato a Ecolan, avevamo una percentuale molto bassa, dal mio punto di vista irrisoria. Oggi siamo ad oltre l'80%, quasi l'86%. Ma non è solo questo, vi è una ricaduta di benefici sui cittadini stessi, una riduzione della Tari del 10%, del 35% sugli esercizi commerciali, una serie di servizi che prima non venivano erogati e invece con Ecolan vengono fatti. Quindi, come dire, un fiore all'occhiello, e noi ci auguriamo che anche tutto questo lavoro che è stato fatto dai sindaci stessi per appoggiare in modo, come dire, assoluto la Ecolan porti dei benefici al nostro territorio. E questa è una gran bella cosa, oggi raggiungiamo un bel obiettivo per un investimento fatto. Come dire, i soldi pubblici possono essere ben spesi come in questo caso. Dal punto di vista dei comuni, dove si può ancora migliorare? Diciamo che possiamo migliorare ancora sui servizi, e soprattutto questo si potrà fare quando vi sarà ancora di più una riduzione nello sversamento verso le discariche. Più riusciamo a fare differenziata, più riduciamo i costi e quindi di conseguenza vi è una ricaduta diretta sui cittadini, ma anche sui servizi che si possono erogare. Questo impianto si inserisce in una strategia della regione che è volta anche ad evitare i famosi inceneritori che nessuno vuole sul territorio. Sì, qui si recupera materia e con queste percentuali di raccolta differenziata ritengo che non sia proprio necessario un inceneritore in Abruzzo, anche se il governo, insomma, tramite il decreto ha individuato in regione questo impianto. Però non ci sono i flussi, se queste sono le percentuali di raccolta differenziata non ci sono i flussi, quindi sarebbe un impianto che dovrebbe tra virgolette bruciare i rifiuti extra regionali. Un altro passaggio invece su questa sinergia che c'è all'interno del pubblico è l'esempio che Ecolan porta di un'azienda in-house, quindi pubblica, che funziona una volta tanto. Noi abbiamo da parte noi, il nostro motore sono i sindaci, sono i comuni, abbiamo, diciamo, un buon rapporto anche con la regione, tant'è che questo impianto è stato cofinanziato con fondi FAS della regione per circa il 50%, con un investimento complessivo di 3.600.000, ma anche col Ministero. Abbiamo avuto un finanziamento ultimo di 8 milioni di euro per realizzare un impianto per trattare l'organico sempre dei nostri 53 comuni. Quindi il pubblico in questo caso funziona, lo dico, insomma, ci tengo proprio a precisare che in questo caso questi finanziamenti non vengono a caso, ma vengono anche perché siamo operativi, progettiamo internamente e siamo stati in grado di
di produrre progetti sostenibili, fattibili, che ci hanno consentito di avere questi finanziamenti importanti. Un impianto con una tecnologia all'avanguardia per il centro-sud Italia che si pone un duplice obiettivo: aumentare la quantità di materie selezionate accrescendone il valore economico e migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti che fino ad oggi hanno vagliato esclusivamente a mano il rifiuto secco differenziato. Questo impianto è un primo tassello per valorizzare ancora di più lo sforzo che il comune cittadino fa nel sezionare i rifiuti a casa. E l'altro obiettivo è quello di dare dignità ai nostri dipendenti, perché finora hanno selezionato i rifiuti manualmente. Lì dietro c'è ancora l'impianto che abbiamo utilizzato fino all'altro giorno, che è un impianto ormai archeologia industriale. Quindi i nostri dipendenti lavoreranno all'interno di una cabina dotata di aria condizionata, addirittura l'abbiamo anche dotata di uno stereo, quindi tutti i comfort necessari per poter far lavorare i dipendenti al meglio. Ecco, come funziona questo impianto? Ma qui in sostanza arrivano i nostri rifiuti secchi del nostro territorio e sostanzialmente lavoriamo gli imballaggi, per intenderci tutti quei rifiuti che mettiamo nel mastello giallo. Qui c'è una prima selezione della parte metallica attraverso un magnete, poi c'è un aspiratore che appunto aspira la parte più sottile, più leggera della plastica, e poi c'è manualmente un'ulteriore selezione fatta dall'operatore. E poi tutto questo materiale che cadrà all'interno di queste grate, queste casse, verrà destinato poi alla pressa, che farà le balle, quelle cui balle poi noi le invieremo ai nostri consorzi filiera per l'effettivo recupero. Quanto è importante questo processo di selezione? Beh, importantissimo, perché ci permette ancora di più di valorizzare appunto lo sforzo che il cittadino fa dentro casa. Al di là delle percentuali di raccolta differenziata dei nostri comuni, che sono particolarmente virtuosi, abbiamo comuni all'87-88%, anche al 91% di raccolta differenziata. L'altro elemento importante è l'effettivo recupero, perché quello che poi viene selezionato dentro casa comunque produce uno scarto qui quando arriva nell'impianto. Oggi siamo intorno all'87% di effettivo recupero, col nuovo impianto puntiamo al 95-96% di effettivo recupero. Vogliamo spiegare in dettaglio come funziona questo impianto? Dopo la raccolta differenziata che i cittadini mettono in campo sul proprio territorio, i materiali raccolti in modo differenziato vengono avviati in questa piattaforma, alcuni per essere separati ed altri per essere ridotti volumetricamente e poi avviati attraverso i consorzi di filiere al recupero effettivo. Quali sono i principali materiali che arrivano in questa piattaforma? Gli imballaggi in plastica, che la maggior parte della produzione poi all'interno delle utenze domestiche dei materiali, carta e cartone, il vetro, gli ingombranti, il legno per una buona parte e poi anche altre frazioni minori, perché noi recuperiamo anche medicinali scadute, batterie esauste, oli vegetali e tante altre frazioni prodotte all'interno del circuito degli urbani. Questo è un impianto di piano, quindi dalla pianificazione regionale, che ha previsto 40.000 tonnellate per questo impianto. Oggi è autorizzato per 18.000 tonnellate. A breve ci accingiamo a una nuova modifica per i 40.000 tonnellate e quindi colmare il quantitativo autorizzato a livello regionale, al nuovo piano regionale. Alle nostre spalle c'è il vecchio impianto. Cosa cambia nel lavoro quotidiano dei vostri operatori con questo nuovo impianto? Cambia tantissimo. Il vecchio impianto era un impianto obsoleto che comunque ci ha consentito di abbattere i costi ai cittadini, grazie allo sforzo degli operatori che hanno lavorato in un modo incessante e concentrati sull'attività, perché altrimenti non si giustificava il recupero, in quanto l'impianto è di vecchia generazione e ha dei bassi recuperi. Calcolate che nel 2016 sono entrate 2.800 tonnellate di imballaggi in plastica, 17 operatori sono stati mediamente occupati nel recupero degli imballaggi, abbiamo recuperato circa l'88% degli imballaggi entrati e avviati quindi al recupero, per una media ora dei dipendenti di 113 kg ora. Questo è un risultato eccezionale.
col nuovo impianto cambia totalmente, perché la separazione manuale dell'uomo viene integrata con la tecnologia, quindi con le aspirazioni per la foglia neutra o leggera, con il deferizzatore per l'alluminio e l'acciaio, quindi andremo ad aumentare il quantitativo a ora, andando a ridurre il costo per la separazione dei rifiuti. Con una maggiore sicurezza anche per chi lavora. Ma diciamo che la nostra azienda è stata sempre molto attenta alla sicurezza, abbiamo un responsabile che è molto pignolo sulla sicurezza, ma era una sicurezza legata all'impianto che c'era. Oggi la sicurezza è maggiore, un impianto con una tecnologia all'avanguardia che ci consente di poter rispettare ancora di più, ma lo facevamo anche prima, le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dei lavoratori. Direttamente da Ecoland, i dati della raccolta differenziata fanno segnare una media del 77%, con punte che superano il 90% in alcuni comuni, segno che i cittadini sono sempre più sensibili ai temi della sostenibilità ambientale. A fine estate altri 4 comuni, Mozzagrogna, Santa Maria in Baro, Frisa e Tornareccio, affideranno ad Ecoland i rispettivi servizi di igiene urbana. I nostri comuni soci sono 53. Noi gestiamo direttamente, tramite affidamenti appunto diretti, affidamenti in house, 15 comuni oggi. Nel proseguo dei prossimi anni noi puntiamo a fare direttamente servizi per tutti e tre i 53 comuni. I nostri comuni complessivamente stanno oltre il 65%, quelli che noi gestiamo direttamente, lo dicevo prima, sfiorano addirittura percentuali intorno al 90% di raccolta differenziata. Questo ci ha consentito e consentirà ai comuni stessi di ridurre la percentuale appunto di indifferenziati, quindi diminuire i costi, avere un doppio vantaggio, perché aumentando la raccolta differenziata aumenta la quantità di materiali che noi poi rivendiamo ai consorzi filiera, quindi c'è un doppio vantaggio. L'indifferenziato diminuirà e quindi il costo diminuirà in questo senso, e avremo maggiori ricavi dalla vendita di questi materiali. I dati dei comuni serviti da Ecoland che effettuano la raccolta differenziata sono eccellenti, sono dati buoni, e questo testimonia come alla fine, se c'è l'impegno di tutti, cittadini e istituzioni, si possano raggiungere i risultati. Sì, devo dire che in tutta la regione sono dati buoni, almeno nell'ultimo anno. A breve pubblicheremo l'ulteriore risultato positivo che ci ha dato il consorzio RAE per quanto attiene il rifiuto da apparecchiature elettriche e elettroniche. Certamente la realtà di Ecoland e dei comuni che fanno riferimento ad essa è una eccellenza in Abruzzo, e quindi come tale va preservata, e soprattutto va preservata anche come esperienza pubblica da seguire, quindi questo credo che sta a dimostrare come, quando il pubblico vuole fare la parte che gli compete, evidentemente lo sa fare, quando però non ci sono né tentennamenti né inquinamenti di sorta. Adesso abbiamo altri 4 comuni che a fine estate entreranno a far parte, quindi passeremo dai 12 ai 16, e poi man mano credo che tutti quanti quelli che vorranno potranno entrare a far parte, anche se aspettiamo di vedere anche cosa succederà con l'Agir. Insomma, la regione poi detterà alcune linee che sono state già delineate e vedremo il proseguo. Quanta soddisfazione c'è nel tagliare il nastro di questi impianti in una zona, questa, che insomma è importante per la regione Abruzzo dal punto di vista industriale, adesso anche da quello dello smaltimento rifiuti? Assolutamente molto importante, perché diventa un fiore all'occhiello. Diamo la possibilità a tutti i cittadini di far capire loro, anche invitandoli oggi, che i soldi pubblici non necessariamente devono essere spesi male, anzi in questo caso sono stati investiti benissimo, e quindi danno un risultato a caduta su tutto il territorio. Quali saranno i prossimi passi di Ecoland? I prossimi passi di Ecoland sono quello di puntare a fare la raccolta direttamente nei nostri 53 comuni, quello di candidarci come l'interlocutore principale nei confronti dell'Agir. Penso che abbiamo dato dimostrazione di saper fare, insomma, in qualche maniera, e poi ripeto, l'altro obiettivo è quello di realizzare entro il 2019 questo impianto per trattare il nostro organico.
for bucks. Money for bucks.